L'opera di Santa Maria del Fiore si è assunta in questi anni l'onere di condurre tutta una serie di lavori veramente molto impegnativi, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista anche dei tempi. In primis il Museo dell'Opera, che sarà concluso entro la visita del Papa, una serie di operazioni sul Duomo ed anche il Battistero. Da questo l'esigenza di integrare gli operai, i tecnici, i restauratori di alto livello che l'opera ha, con altre maestranze che potessero nello stesso periodo condurre anche i lavori del Battistero. Di lì abbiamo deciso di contattare alcune delle più grosse ditte di restauro fiorentine che potessero darci una risposta. Queste ditte poi si sono consorziate e stanno in questo momento conducendo i lavori del Battistero. I lavori del Battistero sono molto complessi e lo sono stati anche nell'impostazione. Uno dei problemi più grossi che abbiamo dovuto affrontare per il Battistero è stato il cantiere. Infatti il Battistero è privo delle buche pontaie che contraddistinguono invece gli altri monumenti e quindi non consentiva gli ancoraggi. Per questo motivo il ponteggio è stato realizzato con una sorta di anello che circonda completamente il Battistero e si autosorregge. Questo ci ha consentito di poter chiudere velocemente la parte del cantiere e portare in fondo i lavori in termini veramente brevi, rispettando il termine del 2015, settembre 2015, per la chiusura dei lavori.